Buongiorno a tutti e bentornati a Cucina, Natura e Poesia. Oggi scopriamo come innanzitutto di non buttare mai più le bucce delle fave, ovviamente perché non soffre, diciamo così, non ha allergia con le fave, questo è chiarissimo, che non soffra di favismo. Quindi togliamo queste parti, il punto iniziale, il punto finale vanno tolte, per farvi capire questa parte qui va tolta, altrimenti poi è difficile da queste filamenti. Provate anche voi a farvi una ricerca sui benefici e la bontà delle bucce di fave, veramente sono ricchi di fibre. Fa bene a stitichezza e alla flora intestinale, per cui da oggi in poi non buttate più le cose buone. Quindi oggi vi faccio vedere il primo passaggio fondamentale per la conservazione delle bucce delle fave, perché se ne avete tantissime non potete cuocerle. Il primo passaggio è dare una sbollentata. Quindi pulire bene, decidete voi il taglio, io consiglio questo taglio così. Questo però si può anche ridurre, come preferite. Finito di scegliere buccia per buccia, prendete ultime possiamo lasciarle, andiamo a lavarle. Mettiamo acqua corrente, ci possiamo mettere un po' di bicarbonato perché così lo puliamo meglio, le bucce vanno sempre pulite perché la pulizia innanzitutto. Nel frattempo, mentre lasciamo pulire bene le bucce delle fave, riempiamo un contenitore l'importante è coprire le fave, poi devono essere ben coperte dall'acqua, quindi quest'acqua ci basta. Poggiamo sul, accendiamo con fiamma sostenuta e portiamo in ebollizione l'acqua. Mi raccomando, non va messo subito dentro le bucce delle fave, dentro il contenitore. Ma quando l'acqua bolle ci si aggiunge il sale grosso marino e poi si aggiungono le bucce di fave, perché come per avere un buon bollito si fa prima bollire l'acqua e poi si butta giù la carne, per avere un buon brodo invece bisogna mettere la carne con l'acqua a temperatura ambiente, no? E quindi abbiamo due prodotti diversi. Qui dobbiamo salvare le bucce non siano trattate ovviamente, altrimenti rischiamo di mangiare i veleni che già ci vogliono avvelenare, però su questo lasciamo perdere, ognuno è libero. Mi raccomando, fate una ricerca sulla bontà delle bucce delle fave. E battetevi il petto per tutte le volte che avete buttato tutta questa grazia di Dio. Sono eccellenti e quindi vanno sfruttate nel miglior dei modi. Una volta sbollentate le bucce delle fave, ci possiamo fare davvero qualsiasi minestra. Oggi, per darvi un'idea, approfittando della zirita, fatto un impasto e faremo i tacconilli. Appena bolle l'acqua, butto un filo di sale marino, mi raccomando, sale marino,
e non con aggiunta di olio, e poi aggiungeremo le bucce di fave. Questi sono gli scarti di oggi. È importante capire che fa dimagrire comunque. Arrivato a bollitura, buttiamo un po' di sale marino. E poi facciamo il trapasso delle bucce per la cottura, sbollentatura. Per chi è innamorato delle fave, le bucce è una scoperta sublime, davvero. Ieri le ho provate ed oggi le ho subito rifatte. Dopo la sbollentatura ci basta un po' di come si chiama? Di limone, pepe e olio, un filo d'olio, e ti mangi qualcosa di sublime. Eccoci qua, a 10 minuti di sbollentatura diciamo che sono pronti. Li tiriamo fuori e mettiamo dentro questa bacinella per farli raffreddare. Una volta sbollentati ci possiamo fare veramente di ogni. Ci possiamo fare anche una frittura con le bucce di fave. Quindi stiamo parlando di qualcosa di meraviglioso. È un prodotto che fa dimagrire, quindi lo consiglio soprattutto per chi ci tiene alla linea. E c'è un odore fantastico. Quindi una volta travasato fino all'ultima buccia di fave dentro il recipiente, le facciamo raffreddare. E con questo direi di ci possiamo salutare e vi aspetto sul prossimo video, perché con le bucce faremo, approfittando di un grande chef, della compagnia di un grande chef, faremo un piatto speciale con della pasta fatta in casa. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale, ma soprattutto schiacciate sulla campanellina per essere sempre aggiornati per i prossimi video. Buona continuazione a tutti voi e buona giornata. Ciao!